Buongiorno Fausto per l'ASL Cuneo 2, allora possiamo affermare che si tratta di un'azienda sanitaria particolarmente fortunata o ci sono altri elementi che concorrono a renderla particolarmente efficiente? Ma io ho sempre pensato che la fortuna sia importante, però la fortuna è un elemento che bisogna essere in grado di crearsi. Questo territorio è riuscito negli anni a crearsi la fortuna perché ha sempre creduto in certi valori che sono la coesione, la voglia di fare insieme le cose e soprattutto nel nostro ambito la voglia di fare insieme e per gli altri le cose più importanti, cioè quelle che riguardano la salute. Quindi un bel regalo di Natale, diciamo. Un regalo di Natale bellissimo che noi accettiamo con grande così riconoscenza e ringraziamo naturalmente la Banca d'Alba, la Fondazione della Banca d'Alba, il Presidente, per tutto quello che fa nei nostri confronti, non solo questo, ecco, voglio dire, ci sono altre iniziative, ma mi sento di dire che va ringraziato da parte dell'azienda sanitaria tutto il territorio, tutte le altre fondazioni, a cominciare da quella dell'ospedale unico, fondazioni bancarie e il territorio in toto che comprendo nel numero dei sindaci che ci sono sempre vicini. Grazie. D'accordo che a Natale basta il pensiero, però per fare un regalo così importante come ha fatto Banca d'Alba all'ASL Cuneo 2 bisogna essere decisamente in salute. Come siete riusciti a concretizzare questa importante iniziativa? Diciamo una banca in salute e per la salute. Siamo riusciti con un bilancio molto buono, con diciamo, un risultato anche economico molto buono, con molti soci, soprattutto un aumento anche di 2.500 soci e abbiamo pensato anche per i nostri 120 anni di banca giovane di fare diciamo, questa donazione all'ospedale in maniera di far sì che l'ospedale possa fare per il cuore, per i polmoni, per tutti gli organi in movimento, delle diagnosi molto più precise in quanto non solo fa la fotografia ma vede il movimento del cuore o dei polmoni. Questo è una, diciamo, un'apparecchiatura ma soprattutto un software molto importante che hanno pochi ospedali in Piemonte, mi sembra 4 ospedali in Piemonte, e sicuramente mette all'avanguardia la cardiologia di Alba in campo regionale e anche nazionale.